A Favara il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, ha firmato con la preside dell'Istituto Scolastico Comprensivo Andrea Camilleri, Rosetta Monreale, un protocollo d'intesa tra la NFP, Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, e lo stesso istituto. Le interviste di Gaetano Ravanà. Come sei arrivata a questa firma del protocollo di questa mattina? Quando dico io mi riferisco alla nostra scuola, non è nuova a queste iniziative, perché la scuola si deve aprire al territorio e perché no appunto con la Polizia di Stato. Abbiamo deciso di comune accordo con il questore di stipulare oggi questo protocollo d'intesa all'insegna della legalità e in nome del nostro, della nostra nuova denominazione Andrea Camilleri. Senta, diciamo che la legalità è al primo punto del vostro insegnamento con i ragazzi. Anche quest'anno avete fatto una grossa attività attorno a questa parola che sembra così semplice, così scontata, ma che scontata non è. Non è né scontata né semplice. Intanto noi ci rifacciamo un documento molto importante, l'Agenda 2030, in quanto è contemplato il principio della legalità ed è trasversale a tutte le discipline all'interno del curriculum obbligatorio. Legalità che inizia dai bambini di 3 anni a finire ai ragazzi poi di 14 anni nella scuola secondaria di primo grado con tematiche diverse. Dalle azioni quotidiane, quelle più semplici, che possono essere quello di attraversare il semaforo quando è verde, e oppure quello di portare il casco quando si guida il motorino, oppure lavorare sulla raccolta differenziata, perché si inizia a seminare a scuola per poi far sì che si raccolga anche in famiglia attraverso l'azione quotidiana che fa il ragazzo. Quindi potrebbe essere anche un ragazzo un punto di riferimento valido per i genitori, per la famiglia. Tra l'altro, legalità vuol dire anche il commissario Montalbano, che è nato dalla penna di Andrea Camilleri. Sì, perché dai romanzi di Andrea Camilleri si traspare questo senso civico e questo senso di legalità. E perché noi non iniziare appunto da un personaggio contemporaneo che può essere molto più vicino agli stili d'apprendimento dei nostri ragazzi? È importante la riaffermazione del principio di legalità ed è importante che questa cominci a essere studiata, compresa, ci si formi a questo tipo di concetti già nelle scuole primarie e nelle secondarie, poi proseguire e approfondire per esempio gli aspetti costituzionali. Che cosa vuol dire questa collaborazione? Quali sono le azioni che porrete in essere? Ma sicuramente innanzitutto una collaborazione sotto il profilo didattico-formativo. E poi delle iniziative che possano comunque aiutare gli studenti in formazione e le loro famiglie a applicazioni concrete del principio di legalità. Un protocollo d'intesa per far trionfare sempre più la legalità. Beh, oggi è un'occasione straordinaria alla quale ovviamente non vogliamo mancare come istituzione prefettizia, non solo per il legame che abbiamo ovviamente con la Polizia di Stato, con la Questura, ma per la rilevanza di questo evento, di questa iniziativa, che ben venga il signor Questore e la Questura di Agrigento sta portando avanti inizialmente con questa istituzione scolastica, ma sono certo ovviamente con le altre istituzioni scolastiche della provincia che manifesteranno lo stesso interesse. Yeah.